Ciao ragazzi, ciao ragazze, io sono Alice e voi siete pronti a entrare nel mio mondo? Allora ragazzi, oggi siamo qui con un 24 ore. L'ultima volta vi è strapiaciuto e quindi mi sono decisa di riportarvelo sul canale. Anche questa volta sarà con mia sorella e diciamo che è un mezzo prank perché è 24 ore, ignoro mia sorella, cioè scusate, ignoro mia sorella per 24 ore. Ora, 24 ore, ci riuscirò, vedremo, vedrete nel video, mi raccomando arrivate fino alla fine. Ora io farò qualche clip perché non è che tanto tutto il giorno stiamo insieme a mia sorella, io studio, quello, quell'altro. Appena sento che viene a chiedermi una cosa, io scendo la telecamera, quindi non so che riprese vedrete, dove, come, quando. E poi vi volevo dire anche che io poi devo uscire, quindi magari è normale che vedrete delle clip il giorno e delle clip la sera, devo uscire con degli amici, quindi comunque mia sorella non c'è. E nulla, quindi buona visione. Tra poco appunto ho fatto la prima clip perché io credo sia pronto quasi il pranzo e quindi credo la prima clip sarà quella e nulla, vedremo. Ragazze a tavola! Ragazze a tavola, raga andiamo e vado subito a posizionare la telecamera così dopo quando mia sorella viene e... arriviamo! Sto cercando di posizionare la camera, se no forse la metto qui, così è perfetto. Pronto! Agnesina, dai amore, su che è pronto il pranzo, se dobbiamo poi andare al cinema, cucciola! Un pranzo molto veloce, eh? Amore, no, stanno bene, perché li vuoi rilavare? Sì. Va bene, ma dopo li laviamo. Adesso mi andiamo a vedere, ma va bene. Ma perché non risponde? Oh, questa sta con la testa tra le nuvole sempre. Non vedo l'ora per fare la mamma. Mi sa che è rotta, che ti è cascata una mela in testa, che sei diventata stupida. Non parla. Beh, il telefono è andato alla testa. Non ti piace a me. No, vedo che sta lei, non è che me deve sta. No. Ragazze, ma che state combinando? Dai, su amore. Ma perché ti parla? Amore, non lo so. Domanda, avete litigato? No. Boh, dai, mangiamo su. No. Allora, guarda, dirti, Agnese? Hai finito guarda, i compiti? Guarda. No, sta un attimo zitta, guarda. Mi dai un fazzoletto? Che glielo devo? Che glielo devo? Agnese, Alice, mi dà un fazzoletto, mamma? Ok. Non va, avete litigato, dai. Non ha senso sta cosa! Mi stai scherzando? Senti, Agnesina, tu i compiti li hai finiti tutti, mammina. Sei libera, così oggi sì. Puoi giocare con la tua amichetta? Guardi negli occhi e cerchiamo di amore, quando avrà voglia di parlarti te lo dirà, forse... Alice! Basta. Alice! Oh. Cioè, mamma! Potrei anche, non lo so, potrei anche rovesciargli l'acqua addosso. Ma non ci voglio provare, veramente. Posso Agnese, no, mamma, ma che gli rovesci l'acqua addosso a tua sorella? Oh, magari una strega si scioglie. Se restate... Magari una strega si scioglie, che ne so, non parla. È strana. Vabbè, adesso mangiare tranquille, dai. C'è caduto un pezzo di pasta. Amalia, vuoi dire che gli è caduto un pezzo di pasta? Devo dire? Ma così ti parli, mo? Ma che è? Amore, ma sì che ti parlo. Alice,
Amore, stavo sistemando qui le cose e ingoiando un pezzo di pane. Ti vuoi dire che ti è caduto un pezzo di pasta? Oh, madre mia. Alice, ti è caduto un pezzo di pasta? Se gentilmente, daglielo al cane, visto che sta qui che aspetta. Pepe, Charlie. Charlie, Pepe, sei arrivato troppo tardi. Ha già preso Charlie. Cioè, vabbè. No, ma come anch'io a fare questo gioco? Perché sembra il gioco del silenzio a scuola mia. Se non metti il gioco del silenzio a scuola mia. Amore, adesso mamma, non parlare perché neanche io parlo, non so se come reagisce. Non so se mi sta accadendo perché non è tutto. C'è un po' di parmigiano anche nella pasta, va bene quello? È bello questo. Ok. Non c'è il coraggio di guardarmi negli occhi, cioè. No, mi guardi. Guardami. Oh. Agnese, però adesso mangia, mamma, dai. No. Qualcuno è in grado di insegnare ai vostri cani a non rubare i calzini? Ma c'è della vita? No! Cioè, in tutti i sensi della parola. Vabbè. Non sai che sono scherzo, non stavo per ridere neanche e non fai ridere neanche. Ma com'è che non si apre? Cos'è che non si apre? La tipo. Ma va, è già detto quello. Aspetta, non sono perso di tutto. Tu non mi ascolta. Vabbè. Non ascoltare. No, mamma, basta! Non mi devi baciare, ok? Che c'entro? Perché certo c'è da fare un qualche cosa, perché lo vedi che ride, perché ride? No, ma scusa, perché non mi parla? No, no, in televisione! Mi senti, dai una calmata e mangi! Io lo mangio! Mamma mia, non mangiare, la mangio io che ho fame, guarda! Ma no, la mangio io! Oh no, ricomponiamo il medaglione, non c'è nessun altro modo! Ma vado risparmiando. Questo era un grande sapere. Ma adesso mi lascia le 47, vado risparmiando un secondo. Poi tu non ti guardi mai che hai uno, vuol sapere perché ti metti hai uno che ti prende delle persone che sciano, vuole sapere. Poi lascio questo. Ali, mi lavi i capelli. Ali, dai. Mi lavi i capelli. Ma stai scherzando? Mi lavi i capelli. Mi lavi i capelli. Dormi, mo, dormi. Ma che sei, Alice? Accendo la TV, faccio un po' così e niente, la vediamo perché sto sentendo che stava rivenendo. È passata circa mezz'ora la prima, quindi. Ali, guarda che figo sto musica, devi dare consiglio. Sì, ma devi calcolare che a storia dell'arte non interroga, quindi vabbè. Cioè, io ho studiato quello che c'era da studiare. Vedi? Vuole Netflix? E Netflix sì. No, no, vediamo un film. Basta però, ora voglio vedere un film, mi stai ascoltando? Ti ho detto che non voglio vedere la tua serie, perché se vediamo se vedo la tua serie non ci capisco niente. Ma sono no? Certa ormai che stai cosa fingendo? Vediamo? Metti un film. Ti stavo chiedendo se tu volessi parlare. Oh, metti un film. Poi facciamo la video. Decidi, o
ci vediamo Netflix insieme, mi vedi. Oi, calcola che te lo stavo dicendo. Io lo pensavo, però. Alice! Io non lo so. Netflix, io mi sto vedendo Dynasty e al momento ve la consiglio perché mi piace da morire, però ora insomma non so perché sono ancora le prime puntate, quindi dico. Cioè ti sai che ti dico? Sai cosa ti dico? Basta, non mi frega niente. Basta, è brutto. Non so quanto durerà questa cosa e ora vado a studiare e si è incavolata parecchio, quindi vedremo. Ma siccome poi lei è bella tosta, vedrete che tornerà. Raga, lei sta arrivando, io sto studiando, sono passate tipo 2 ore, piano piano si fa sempre più. Alice, ma sei triste, che ne so, non puoi parlare, cioè perché non parli con me, no? Scusa, cioè, se me lo fai apposta, tu stai al telefono, io ti parlo e ti metti le cuffiette. Tu studi, io ti parlo e comincio a metterti così, ma davvero? Allora, quindi i cambiamenti e le fasi naturali di Renzo consistono... Ciao! Nel... Il telefono. Addio! Però devo studiare davvero, quindi se ritorno riaccendo la telecamera, intanto è andata via, quindi ci vediamo dopo. Raga, ora io devo uscire con i miei amici, quindi vado a mettermi le scarpe, il giubbotto, lei mi saluterà sola, ma te ne vai, non so neanche se lo sapeva, e quindi nulla, io la ignoreremo, esco di casa e poi ci vediamo stasera. Mami, io esco, prendo anche le chiavi, se uscite ci vediamo dopo. Raga, ora io sto uscendo, ho messo la telecamera lì, se lei mi sente che esco, in teoria dovrebbe venire. Se no, comunque ci vediamo dopo e non la vediamo. Ci vediamo dopo, eh! Ali, aspetta! Ma dove vai? Esci! Ali! Ciao! Mamma! Mamma!
innamorata? Carino. Cioè, no, mamma, ma no, quando torno mi guardo manco io, che ti si impara. Oh mio Dio. Ali, ma quando è che sei tornata? Alice! Alice! Non vuoi parlare? Quanto sei bella! Ogni voglio. Oh, mi tira la mano sulla telecamera. Addio.